Sì, ragazzi, sì, lo so, studiare di solito non piace, però stiamo parlando di Pokémon e il video di oggi l'ho voluto fare perché secondo me è davvero importante. A prescindere dal movente che vi spinge a comprare una bustina di Pokémon, a comprare carte singole, a comprare un box, insomma, a comprare dei prodotti che contengono carte Pokémon, è fondamentale capire che cosa stiamo comprando. Secondo me siamo in un momento storico che riguarda il mercato Pokémon, in più in generale il collezionismo delle carte Pokémon, dove molte persone che spendono anche grosse cifre in queste carte non sanno di preciso che cosa stanno comprando. E quindi questo video appunto è rivolto a tutte le persone che decidono di collezionare, ma soprattutto a quelle che decidono di investire in carte Pokémon. Insomma, il mio consiglio è quello di studiare, tra virgolette, informarvi su che cosa sono davvero le carte Pokémon, sulle logiche che stanno alla base di alcune scelte che fa la Pokémon Company che potrebbero davvero tornarvi utili per i vostri acquisti, per i vostri investimenti. Detto questo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le cose nuove che escono su questo canale, dalle live ai video a tutto il resto. Allora, ragazzi, partiamo da questo presupposto. Io non sono contro a chi decide di investire nelle carte Pokémon. L'ho sempre detto. Io sono contro solamente a quelle persone che magari il giorno 0, giorno 1 del lancio di un nuovo set decidono di comprare 20, 30, 40, 50 box, 50 tin, eccetera, eccetera, e poi il giorno dopo le rivendono al doppio su eBay o su altri siti. Ecco, quelli non sono investitori. Quelli sono speculatori e quindi la netta distinzione tra chi decide di investire in carte Pokémon e chi decide di speculare sulle carte Pokémon va fatta e secondo me è fondamentale capire la differenza. Quindi non sono uno di quei collezionisti che dice ok, possono esistere solamente i collezionisti, gli investitori lontano da noi. No, ragazzi, secondo me non c'è nulla di male se una persona si guarda intorno, analizza l'andamento del mercato negli ultimi anni delle carte Pokémon e dice ok. Secondo me è un buon settore dove investire. Per me non c'è nulla di male. Il mercato è libero, i prezzi li fa il mercato e quindi, insomma, il mondo Pokémon non ha barriera all'ingresso se non, i prezzi che magari ultimamente stanno un po' aumentando, però in questo io non ci vedo nulla di male. Quindi, se però avete deciso in qualche modo di investire in questo settore, se avete deciso di investire in carte Pokémon, il mio consiglio è quello di informarvi. Innanzitutto va detto che molte delle persone che hanno deciso di investire in carte Pokémon, poi col tempo sono diventate anche collezionisti di carte Pokémon, perché poi qui non si parla di Bitcoin, non si parla di criptovalute. Una volta che ce l'hai in mano queste carte, è difficile che non ti piacciono e quindi magari ti ci appassioni, diventi anche collezionista, magari fai collezionismo e investimento. E quindi benvengano anche gli investitori nel mondo Pokémon. Perché dovete informarvi? Perché ragazzi, il mondo delle carte Pokémon non è un mondo dove basta vedere dei prezzi oggi o basta vedere dei prezzi 2 mesi fa e quindi riuscite in base a queste informazioni a capire magari tra un anno, tra 2 anni, tra 5 anni che cosa potrebbe valere di più, che cosa potrebbe scendere di prezzo e così via. Anzi, vi posso assicurare che ci sono dei collezionisti che sono in questo ambito da più di 20 anni che fanno fatica anche loro a capire davvero che cosa potrebbe succedere per quanto riguarda il mercato Pokémon. Se io mi guardo indietro, vedo dei momenti storici dove le carte Pokémon non se le filava davvero nessuno. Vedo dei momenti storici dove c'è stato un sacco di hype e vedo anche dei momenti dove ci sono stati molti alti e bassi. Quindi, diciamo che a livello generale io penso che comunque il brand Pokémon continuerà negli anni a vedere sempre più persone interessate a queste carte, anche perché, come dicevo in un video la settimana scorsa, ormai chi collezionava Pokémon già nel 95, nel 96, nel 97, sta iniziando ad avere dei figli, ok? Persone che vanno dai 30 ai 40 anni più o meno, sta iniziando ad avere dei bambini piccoli.
Questi bambini piccoli, molto probabilmente, se in casa hanno le carte Pokémon, potrebbero iniziare ad appassionarsi loro stessi alle carte Pokémon. E quindi andiamo ad assistere nel mercato Pokémon a quello che è già successo in altri mercati. Penso ad esempio a quello delle figurine dei calciatori Panini. Insomma, ma potrei farvi mille esempi di collezionismi che si trasmettono, si tramandano da generazione a generazione. Fino ad oggi Pokémon in realtà, anche se ha colpito diciamo più generazioni, non avevamo mai ancora assistito a come dire, il passaggio da padre a figlio, perché più o meno, appunto, io mi ricordo che quando ho iniziato a collezionare io, che era uscito il set base, io ero in terza media. Il più grande che collezionava carte Pokémon forse aveva 15-16 anni, quindi diciamo che più o meno in Italia, poi ovviamente io parlo di grandi numeri, ma più o meno in Italia i bambini si fanno intorno ai 30 anni, ok, semplifico, ragazzi, non sto dicendo che nessuno diventa padre prima, ma solitamente quando uno fa liceo, fa l'università, inizia a lavorare, eccetera, eccetera, prima dei 30 anni difficilmente ha un bambino. Quindi quei ragazzini che all'epoca avevano 12, 13, 14, 15, 16 anni o hanno avuto da qualche anno dei figli o magari li stanno per avere. E quindi questi bambini, che ora sono ancora magari piccoli, hanno 3, 4, 5 anni, stanno iniziando ad avere le carte Pokémon in mano, nei prossimi anni diventeranno magari dei collezionisti a loro volta seri delle carte Pokémon. Quindi difficilmente io penso che il mercato delle carte Pokémon avrà una flessione nei prossimi anni. Potrà avere degli alti e bassi, questo è ovvio. Io ad esempio mi aspetto che tutto il 2021 sarà un anno caratterizzato da un aumento dei prezzi in generale per quanto riguarda il mercato Pokémon. Lo abbiamo già visto nella decisione di aumentare le bustine da 5 a 6 euro, video che vi consiglio di andare a vedere che ho fatto qualche giorno fa. Vi ricordo che a giugno uscirà il nuovo set Regno Glaciale, che è un set che ha all'interno delle carte molto interessanti, come i tre uccelli leggendari di Galar e il Gold Snorlax. Vi ricordo soprattutto che dopo l'estate, tra ottobre e novembre, uscirà il set in occasione del 25esimo anniversario di Pokémon, quindi sarà un set su cui c'è già molto hype da tempo. E vi ricordo poi che tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo usciranno alcuni nuovi videogiochi per quanto riguarda la Nintendo Switch, dedicati al mondo Pokémon. Quindi diciamo che almeno fino alla prossima primavera io penso che difficilmente il brand Pokémon subirà una flessione per quanto riguarda la richiesta, la domanda. Poi quello che succede dopo non lo possiamo sapere. Potrebbe esserci anche un momento in cui i prezzi scenderanno, assolutamente sì. Però tra 5 anni poi ci sarà il 30° anniversario del mondo Pokémon. Insomma, ragazzi, fare delle previsioni a lungo termine è davvero difficile. Diciamo che analizzando un po' i dati che abbiamo a nostra disposizione, è lecito aspettarsi, è realistico aspettarsi che comunque il brand Pokémon continuerà a fare molti, molti profitti. Detto questo, quando parlo di studiare per quanto riguarda il mondo Pokémon, non parlo esclusivamente di studiare il mercato, perché appunto, come ho detto prima, si sta parlando di carte Pokémon, carte che nascono con l'intento di essere vendute a dei bambini, nascono con l'intento di giocarci, ok? Nascono con l'intento di essere delle carte comunque rivolte a un certo tipo di pubblico. Poi, col tempo, sappiamo che è diventato molto, molto di più. Detto questo, bisogna sapere che cosa è il brand Pokémon, da dove nasce, sapere quando è nato, sui settori sui quali ha puntato, i videogiochi, le carte da gioco. Ecco, se voi sapete questo, sapete anche che il mondo Pokémon si porta dietro da 25 anni alcuni Pokémon che hanno fatto da traino in questi anni per tutto il collezionismo. Non dovete meravigliarvi se ad ogni set, la maggior parte delle volte, i Pokémon più ricercati, i Pokémon più rari, i Pokémon che la Pokémon Company decide di scegliere come protagonisti di quel determinato set, spesso sono sempre i soliti. Pikachu, Charizard, perché?
Ma è molto semplice perché Pikachu e Charizard c'erano nel 95, nel 96, nel 97 e si portano dietro tutte quelle persone, tutti quei collezionisti che sono nati con Pokémon, che sono cresciuti con Pokémon. E poi diciamocelo, ragazzi, i Pokémon più in generale della prima generazione, come dico spesso, sono i Pokémon che sono i più amati. Poi ovviamente ci sono le eccezioni, penso a Rayquaza, penso ad altri Pokémon delle generazioni successive che comunque hanno avuto un discreto successo. Però, se l'evolution, tutte le evolution che hanno fatto, che anche appartengono a generazioni successive, ma comunque vengono, nascono da Eevee, che è un Pokémon di prima generazione, Flareon, Jolteon e Vaporeon arrivano dalla prima generazione, poi ok, Umbreon e tutti gli altri sono, appartengono a generazioni successive, ma comunque Eevee era nella prima generazione, Dragonite, Gengar, Mew, Mewtwo, i tre starter, Charmander, Bulbasaur e Squirtle con le loro rispettive evoluzioni, Pikachu, insomma, sono tutti Pokémon che arrivano dalla prima generazione. Se voi decidete di investire in Pokémon e non sapete che cos'è la prima generazione, cioè se non sapete un Pokémon se è della prima generazione o è dell'ottava generazione, questo può essere un problema. Perché analizzare solamente il mercato e basta potrebbe essere davvero rischioso. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Io vado a comprare un set di stili di lotta e vedo che al giorno 1 il Tyranitar versione alternative si vende a cifre a folli, 180-200 euro. Cavolo, dico, questa è una carta che potrebbe salire nel prezzo. Vedo che solitamente le alternative art nelle carte Pokémon si vendono anche a cifre superiori, me ne compro 10. Benissimo. Questa persona che fa questo tipo di scelta sta sbagliando, perché si è basata esclusivamente sull'hype intorno a questa carta, sul fatto che appunto già nel set giapponese era una carta molto ricercata, eccetera, eccetera. Non conoscendo, non sapendo che Tyranitar è sì un Pokémon abbastanza amato, ma imparagonabile all'hype, all'amore, alla passione che c'è dietro ad alcuni Pokémon come Pikachu, Charizard, eccetera, eccetera. E infatti passano 2 settimane e il Tyranitar Alternative Art si trova tranquillamente tra i 100-120 euro. Capite bene che se avete investito 1000 euro comprando un sacco di Tyranitar avete già perso il 50% della cifra investita. Discorso diverso se siete preparati. Se esce una carta promo di Pikachu, di Mewtwo, anche che vale pochissimo, vi faccio un esempio molto molto semplice. Detective Pikachu, un set che nessuno si è cagato quando è uscito, è un set che nessuno si è cagato fino a 2 o 3 mesi fa. Io me li ricordo, ho visto un sacco di video su YouTube nei mesi scorsi di gente che disprezzava questo set, le carte fanno schifo, eccetera, eccetera. Molto bene, andatevi a vedere adesso quanto vale un Charizard promo, ma anche il Charizard raro che si trova nelle bustine di Detective Pikachu. Non sto parlando di cifre folli, 50, 100, 200 euro, ma comunque carte che venivano vendute fino a 3-4 mesi fa a 2, 3, 4, 5 euro al massimo, che adesso valgono almeno 3 volte tanto. Voi direte, sì, vabbè, sono 10 euro di guadagno a carta, molto bene, ma se quando costavano 2-3 euro ne aveste comprate 100, avreste speso meno di comprare 1000 carte di Tyranitar Alternative Card. E adesso avreste un guadagno anche superiore. Quindi il primo consiglio che vi do, ragazzi, è non pensate che i soldi, okay, si fanno solamente con le carte che alla loro uscita valgono cifre folli, ok? Anzi, spesso i guadagni maggiori, le marginalità migliori, diciamo, si hanno proprio con le carte che quando escono, non dico che non valgono nulla, ma valgono molto poco. Potrei farvi anche l'esempio di tantissimi Pikachu promo che sono usciti in italiano negli ultimi anni, carte che quando uscivano costavano 3, 4, 5 euro e che adesso magari costano 20, 25, 30 euro. Il mio consiglio è di puntare su queste carte. Ovviamente per puntare su queste carte però dovete conoscere che cos'è Pokémon, dovete iniziare a capire chi sono gli illustratori più ricercati dai collezionisti, dovete sapere chi sono i Pokémon che comunque oltre a Pikachu e a Charizard attirano maggiormente l'interesse dei collezionisti. Quindi
Mi meraviglio, ad esempio, che nelle carte Amazing di voltaggio sfolgorante la più ricercata ad oggi sia Rayquaza e non le altre. Ma perché? Perché Rayquaza da sempre, da quando esiste, è sempre stata una carta molto ricercata dai collezionisti. C'è stato un momento, invece, che quando sono uscite più o meno avevano tutte una valutazione simile. Ma chi conosce il collezionismo, chi conosce il mondo Pokémon, sapeva benissimo che la carta di voltaggio sfolgorante che avrebbe retto maggiormente il prezzo, che avrebbe conservato maggiormente la sua valutazione, era proprio Rayquaza. Poi, ragazzi, altra cosa fondamentale: conoscere le dinamiche di come la Pokémon Company vende sul mercato, di come la Pokémon Company decide di portare sul mercato i propri prodotti. Vi faccio un altro esempio. Io vedo spesso persone che decidono di investire nei set allenatori fuori classe, di set dove esiste anche il box da 36. Questo è un altro errore. Poi, per carità, io penso che sul medio lungo tutto ciò che sia stato sigillato nel 2016, 17, 18, 19, 20, tra 10 anni, se il mercato Pokémon non è fallito, cosa che dubito, varrà comunque di più. Quindi è una scelta sbagliata, tra virgolette. Però tra comprare un box da 36 bustine e comprare un ETB dello stesso set, se avete la possibilità, il mio consiglio è comprate il box. Discorso diverso se state investendo in set dove il box da 36 non esiste. Futuri campioni, destino splendente, lì ci sta. Magari se volete investire su 2, 3, 4 box da tenere sigillati. Quella è una scelta che può essere giusta, perché un domani, se qualcuno si ricorda che in Futuri Campioni c'erano due Charizard che tutti volevano e che alla loro uscita avevano raggiunto cifre folli, e che in Destino Splendente ci sono delle bellissime Shiny e c'è un Charizard che quando è uscito tutti volevano, non possono andarsi a comprare il box 36, dovranno cercare degli ETB, e quegli ETB lì, tenuti sigillati, ovviamente, potranno avere un valore molto molto importante. Altre cose da conoscere, ragazzi. I videogiochi. Spesso si sottovaluta l'aspetto dei videogiochi, ma Pokémon nasce come videogioco. L'anime, il cartone animato che da noi è arrivato in Italia, che tutti i bambini quando ero alle medie guardavamo, è arrivato dopo. Le stesse carte da gioco arrivano dopo il videogioco. Quindi Pokémon nasce come videogioco, ok? Quindi, tutto ciò che riguarda i videogiochi di Pokémon è molto importante anche per quanto riguarda le carte Pokémon. Vi faccio un esempio banalissimo. Quando nel 2016 arriva Pokémon Go e l'hype intorno a Pokémon esplode, poi si è riversato nel giro di qualche mese anche sul collezionismo, anche sul mercato delle carte Pokémon. Quando adesso è uscita la notizia che l'anno prossimo dovrebbe uscire il nuovo gioco che avrà come protagonista il Pokémon Arceus, le carte di Arceus hanno già adesso avuto un aumento di prezzo, e io ipotizzo che quando uscirà il gioco, ho fatto un video riguardo di questo tema, quando uscirà il gioco di Arceus, le carte di Arceus, non tutte ragazzi, quelle belle, quelle promo, quelle particolari, avranno un incremento. È una cosa normale. Ma perché? Perché un bambino di 10, 12, 13 anni non conosce ancora Pokémon, compra il gioco, gli piace il gioco, gli piace Arceus, conosce Arceus, che magari è un Pokémon che in questo momento di cui se ne parla molto poco, e quindi decide magari di andarsi a comprare le carte di Arceus. E allora ecco lì che la domanda per il Pokémon Arceus aumenta. Insomma, ragazzi, bisogna essere preparati su due aspetti. Un po' come funziona il mercato. Il mercato Pokémon funziona in modo molto simile a quello di tanti altri settori. Però poi bisogna anche conoscere la materia prima, cioè che cosa sono le carte Pokémon. Se voi decidete di investire in queste cose, nelle carte Pokémon, pensando che siano cose come tutte le altre, a volte vi potrebbe andare bene, perché comunque se sapete muovervi sul mercato, qualche cosa la potreste azzeccare. Ma tante occasioni, tante, appunto, sì, occasioni ve le perderete. Ve le perderete perché non conoscete le basi di quello che sta sotto il mercato Pokémon. Perché ricordatevi, ragazzi, che Pokémon nasce per i bambini, e il bambino che andrà in edicola a comprare la borsina Pokémon ci sarà sempre. Ma nel tempo poi Pokémon è diventata una vera e propria mania per tanti collezionisti, una passione.
E quei collezionisti lì conoscono molto bene il mercato Pokémon, lo conoscono meglio di voi che arrivate oggi sul mercato. E quindi se voi decidete solamente di investire in carte Pokémon senza informarvi, senza studiare quello che sta alla base di questa passione, perderete tanti soldi, ve lo posso garantire. Perché se davanti a voi troverete il collezionista che vi vende dei lotti, vi fa delle mystery box, vi vende delle carte singole e non sapete veramente il valore di quella carta. Quando parlo di valore di quella carta, non parlo di valore di mercato oggi di quella carta. Se una carta Pokémon fino a 3 mesi fa valeva 50, oggi per qualche motivo ne vale 120, voi dovete capire perché c'è stato questo incremento. Perché questo incremento potrebbe essere una cosa temporanea e magari tra 2 mesi ritorna a 50, o magari potrebbe essere una cosa dovuta ad un determinato fattore che oggi vale 120, ma magari tra 3 mesi ne varrà 200. Ecco ragazzi, se voi investite soldi, spendete soldi in carte Pokémon, ma non vi informate prima su quello che è il mondo Pokémon, su quello che sono davvero le carte Pokémon, farete dei grossi errori. Danneggerete in primis voi stessi. Quindi il mio consiglio davvero è informatevi, e vedrete che informandovi vi appassionerete anche a questo mondo e vi posso assicurare che tra un investitore non appassionato in carte Pokémon e tra un investitore che diventa anche collezionista di carte Pokémon e investitore, come dire, preparato in carte Pokémon, il secondo vi posso assicurare che intanto si godrà di più tutta l'esperienza, perché se io devo stare 3 ore su eBay a cercare carte Pokémon mi diverto. Se devo stare 3 ore a cercare, non lo so, monete antiche del 600, io che non sono un appassionato di monete antiche, dopo 10 minuti magari mi stufo anche. Quindi se vi appassionate alla cosa, sicuramente ne giova anche poi la vostra attività, diciamo, di investitore. E poi se le carte Pokémon iniziano a piacervi, alla fine quello che prima voi lo vedevate come una sorta di lavoro o comunque un qualcosa atto solamente al guadagno, vi inizierà anche ad appassionare, sarà molto più leggero per voi e imparerete molte più cose rispetto all'ipotesi che magari investivate solo senza informarvi. E se imparate molte più cose, sarà anche maggiore la possibilità, saranno maggiori le occasioni di guadagno che potrete trovare in questo settore. Ripeto, ragazzi, io sono contro a chi rovina il mercato andando a comprare numeri folli di un determinato prodotto, andando a squilibrare totalmente i prezzi del mercato, togliendo dei prodotti a chi lo fa per passione. Sono contro a chi crea le bolle di mercato, ok? Alle bolle speculative, dove molte persone poi perdono soldi, dove molti bambini, molti collezionisti non riescono a trovare quella carta perché magari è stata preda di un attacco dagli speculatori, mentre non ho nulla in contrario a chi decide di investire in carte Pokémon. Più gente entra nel mercato Pokémon e meglio è per tutti, sia per chi vende carte Pokémon, sia per chi colleziona, perché avrà più pubblico a cui vendere magari le proprie doppie e quindi potrà finanziare maggiormente la propria collezione, sia chi fa video su carte Pokémon, sia chi, insomma, tutte le persone che in qualche modo fanno qualcosa che ha a che fare con le carte Pokémon o anche col mondo Pokémon più in generale, ci guadagna da persone che entrano nuove sul mercato, a patto che non siano appunto speculatori. Gli speculatori cerchiamo in qualche modo di limitarli, ok? Quindi se vedete gente che compra 20-30 box e il giorno dopo li rivende al doppio, non comprateli. È ovvio che è una cosa che dovrebbero fare tutti affinché funzionasse, però io vi posso dare questo consiglio: non fatevi fregare dai flipper, che sono appunto questo tipo di persone. Mentre invece, se qualcuno decide di investire sui box e magari tenerli sigillati lì per qualche anno, io non ci trovo nulla di strano, nulla di malato, ecco. L'importante è che quando comprate un qualcosa sappiate che cosa state comprando. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io ci tengo, secondo me è molto importante
la distinzione tra chi decide di investire e chi decide di speculare nel mercato Pokémon. Sono due cose molto diverse, spesso si fa confusione, ma secondo me non è la stessa cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia che siete d'accordo con me, sia che non siete d'accordo, ovviamente sempre con toni civili ed educati, in modo da imbastire una discussione che poi magari riprenderemo in qualche live. Io vi saluto, vi ringrazio, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda questo canale. Grazie mille, ciao a tutti e alla prossima!